Settimana molto debole per le criptovalute che chiudono in rosso di una percentuale abbastanza rilevante, circa il 20% per quanto riguarda Ethereum, mentre invece Bitcoin meno 13 è qualcosa, ma in generale è un po' un rosso ovunque, ragazzi. La stessa BNB che performa meglio di Bitcoin comunque chiude una settimana in profondo rosso, insieme anche ADA e Solana, soprattutto anche le chain, i layer, insomma, e tutto quello che riguarda anche le top 10 hanno fatto una settimana abbastanza brusca, dovuto a una serie di fattori sempre di natura macroeconomica, sempre occhi puntati sulla Federal Reserve, sui tassi di interesse, sulla questione inflazione, ma non solo, perché c'è anche un po' un change da un punto di vista di questioni geopolitiche, quindi i rapporti Stati Uniti-Cina che si deteriorano ulteriormente sulla questione Taiwan. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Andiamo a fare il nostro solito recap delle news più importanti per quanto riguarda questa settimana che sta iniziando oggi 22 di agosto. Andiamo a vedere quelli che sono anche le notizie che potrebbero essere più importanti. Già vi dico che ci sarà riunione del Federal Reserve con importantissime decisioni che verranno prese a cavallo del fine settimana, dal 25 agosto circa. Allora, andiamo a vedere un po' di cose, andiamo a vedere anche la questione della ciclica. Ho creato un nuovo grafico su Ethereum per farvi vedere quella che è la questione legata alla durata del bear market. Questo bear market è finito, non è finito, ci sono state anche alcune notizie questa settimana che hanno preso in considerazione i miners, ragazzi. Vi faccio vedere anche l'articolo pubblicato su Cointelegraph e sul fatto che, diciamo, siamo su una fase anche di ipervenduto, ma a livello tempistico, cioè analisi ciclica, analisi del tempo, che è l'analisi più importante in questi contesti, non coincidono i tempi e quindi abbiamo ancora discrepanze, abbiamo ancora bisogno di un po' di tempo. Allora, andiamo a fare un po' tutte queste analisi e a prendere anche le dovute considerazioni sul da farsi, perché ancora una volta Bitcoin come forza relativa è vero che recupera su Ethereum, Ethereum inizia a diciamo stentare. Vi faccio vedere anche la cripto in confronto, diciamo, a Bitcoin, questa mappa relativa a Bitcoin, quindi meno 7,49 nella settimana per Ethereum BTC. AmpleFort, ma AmpleFort, ragazzi, ha un sistema di rule base, quindi questo diciamo dato non va considerato perché è anomalo, non è corretto. E poi BNB invece vedete che ha una performance positiva, mentre anche sia Solana che ADA, quindi nelle top in generale, sono Matic, AVAX eccetera, sono tutte negative anche nei confronti di Bitcoin, ma la dominance non recupera in maniera abbastanza rilevante, quindi siamo ancora veramente in una situazione un po' complicata. Allora, iniziamo con calma, iniziamo a vedere un po' una serie di news che vi ho preparato per la giornata di oggi. Intanto l'indicatore Fear and Greed, ragazzi, che indica praticamente fear, sia a livello mensile, sia a livello weekly, sia a livello daily, sia a livello intraday. È vero che i dati non sono molto bassi, ma comunque continua la questione legata alla paura dei mercati. Poi su questo articolo invece di Cointelegraph si parla in sostanza della questione legata al fatto che i miners e l'indicatore dei miners, della capitolazione dei miners, indicherebbe che in sostanza una fase di minimo già adeguatamente sviluppata, perché vedete il ribbon, questo è l'indicatore, vi metto il link comunque in descrizione, ragazzi, ma l'hash ribbon dei miners indicherebbe che siamo con una fase, diciamo, di capitolazione che è più lunga di quella del 2019. Ora, ragazzi, questa cosa ha rilevanza? Sì, no, bla bla bla, non ce l'ha, perché da un punto di vista di analisi dei dati, l'analisi di dati di questo tipo deve essere fatta a condizioni eque, cioè alle stesse condizioni macroeconomiche che erano quelle del 2018, 2019 o anche 2021.
Ciò significa che se noi prendiamo un modello matematico e lo facciamo combaciare con dati storici, devono essere anche identiche le stesse condizioni delle passate. Questa cosa purtroppo non è così. Ora, potrebbe avere valore questo tipo di dato solo se noi lo prendiamo esente dalla politica economica. Quindi se immaginiamo un mondo dove la politica economica e la macroeconomia e i tassi di interesse non influenzino le criptovalute. Sappiamo bene però che non è così, e quindi se analizziamo un mondo dove solo i miners hanno influenza, allora questo dato può essere considerato valido. In un territorio del genere è no, perché semplicemente ci sono altri dati che sono completamente cambiati dal passato e quindi non possiamo tenerne in considerazione. Però è un dato, diciamo, rilevante, quindi comunque lo prendiamo in considerazione come fase che può essere considerata di ipervenduto, diciamo così, quindi un indicatore che potrebbe indicare che siamo che stiamo andando vicini alla fase poi finale di questo bear market. Questo può essere preso in considerazione, ma è un'informazione poco utile, perché già i prezzi da soli, l'informazione più importante di tutti, ci ha dato una enorme indicazione rilevante, cioè il fatto che sono crashati, no? Quindi abbiamo un'oscillazione abbastanza importante dei prezzi. Continuano anche dei dati negativi per quanto riguarda la balance di Bitcoin sugli exchange, che segna nuovo minimo. Questa fuoriuscita totale di Bitcoin andrebbe compresa un po' meglio, ragazzi, probabilmente deriva dalla questione legata alle regolamentazioni più che a effettivamente una degli istituzionali che mettono in pancia Bitcoin. Andrebbe analizzato, quindi non andiamo a sparare a zero con farfugliate inutili, che poi non abbiamo i dati tecnici, quindi parliamo solo di gossip, quindi non voglio parlare di queste cose oggi. Va bene, allora torniamo sui grafici invece, che sono molto molto più utili. A tal proposito, ragazzi, io vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciatemi i pollicioni pollicioni, così vi aiutate con l'algoritmo YouTube. Ragazzi, ecco la questione grafica, andiamo a partire da Bitcoin per il ciclo di natura mensile. Ciclo mensile che è in fase di chiusura, l'ultimo era iniziato il 26 di luglio, non si vedeva benissimo, ma abbiamo presa questa data dalla Nasdaq, che aveva proprio iniziato la fase del ciclo mensile 26 luglio. Probabilmente questa ciclo trimestrale che stiamo vedendo, quindi un ciclo più ampio, un trimestrale, ragazzi, è un ciclo ampio che include più mensili all'interno. Può essere tradato sì e no, quando i mercati sono poco volatili il trimestrale può essere tradato, altrimenti se i mercati lasciano la volatilità standard sulle cripto, meglio il mensile, perché il trimestrale è un po' più ampio e quindi può essere un po' più difficoltoso da alcuni punti di vista. Allora, questa zona qui è, sembrerebbe proprio una struttura a 3, con un ciclo fatto in questo modo, e poi l'ultimo che dovrebbe iniziare tra poco per poi andare a chiudersi in questa zona. Questa struttura ciclica e questa candelona fatta in questa zona qui, ragazzi, ci porta intanto dei dati molto rilevanti. Il minimo a 20.007, al momento ha retto, perché siamo a 20.780, quindi teoricamente questo ciclo mensile di Bitcoin è ancora un ciclo neutrale, quindi non rialzista, però non è ancora neanche ribassista. Teoricamente però il ciclo al momento non è finito, quindi se dovesse andare a fare l'ultima fase, quindi gli ultimi 4 giorni, e chiuderlo con una lunghezza teoricamente più standard, adesso vi faccio vedere i tempi, potrebbe breccare il minimo, configurando quindi un movimento mensile al ribasso. Non vi nascondo che la ipotesi iniziale del ciclo annuale ancora da concludersi di Bitcoin, quella che stiamo seguendo in pratica da gennaio, dall'inizio di questo ciclo annuale che inizia il 20 di luglio, non sapevamo e non sappiamo ancora se su questo minimo è stato chiuso il ciclo annuale o no di Bitcoin, con le due ipotesi di cui vi ho parlato già nei video precedenti. L'ipotesi chiusura ciclo annuale già avvenuta peggiora secondo me, perché ci porta un nuovo annuale probabilmente che allunga i tempi del bear market, oppure ciclo annuale ancora da chiudere insieme al bear market, che proprio potrebbe farlo in questa
struttura trimestrale qui. Cioè, quindi, qualora, ragazzi, questa struttura ciclica andasse sotto i minimi segnati a giugno 2022, facendo la sua struttura naturale e quindi andando a configurare un doppio minimo, un minimo al di sotto dei 17.000 dollari per quanto riguarda Bitcoin, quindi questa è 17.500, teoricamente potrebbe arrivare alla sua struttura di supporto, che è questa area qui di prezzo tra 13.000 e 16.000, so bruttissimo da dire, però qualora dovesse avvenire una cosa del genere potremmo assolutamente prendere in considerazione l'ipotesi iniziale, quella che abbiamo fatto mesi e mesi or sono, cioè la chiusura del ciclo annuale di Bitcoin in questa fascia di tempo qui, probabilmente con un prezzo inferiore a questa zona. Da lì in poi bisognerà poi verificare se il mercato inizierà una nuova fase di up. A quel punto sarà comunque molto interessante andare a tradare soprattutto criptovalute magari un pochettino più leggere, più sottili, che magari possono dare ampio spazio di rialzo. Quindi questi mesi, secondo me, ragazzi, siamo ad agosto, quindi settembre e anche i primi di ottobre, questi 50-60 giorni sono un po' fondamentali per prendere un po' spunto da quella che è una possibilità, secondo me, rilevante, cioè la partenza di un nuovo eventuale struttura ciclica. Perché se Bitcoin, ragazzi, non ha ancora chiuso l'annuale, il prossimo annuale comunque potrebbe salire sufficientemente. C'è un po' di discrepanza, perché? Perché Nasdaq 100 sembra invece aver chiuso il suo ciclo annuale ed aver iniziato un altro che porterà al 2023 nel luglio 2023. Quindi la questione è: ci sarà questa finalmente, diciamo, attesa decorrelazione fra Nasdaq 100, mercati hold e Bitcoin tra pochi giorni, tra poche settimane? Potrebbe avvenire, perché comunque la correlazione dei mercati cripto con i mercati hold è una cosa che avviene negli ultimi 7-8 mesi, ragazzi, è momentanea, non è detto che possa continuare perché comunque le correlazioni cambiano. Però la struttura di Bitcoin al momento del ciclo annuale di Bitcoin, vedete, ha fatto questa fase qui, ragazzi, quindi ciclo A3, che sembra proprio andare a collimare con questa fase qui, anche perché, ragazzi, in questo punto la struttura del tempo e quindi l'analisi ciclica ci indicava che era un po' precoce, un po' prematura la chiusura dell'annuale. Adesso andiamo a prendere un po' spunto e vedere, insomma, quindi c'è sempre il punto interrogativo, perché fin tanto che non chiude tutta questa fase non riusciamo ovviamente ad avere risposta. È chiaro che a livello operativo, ragazzi, le operazioni sono tutte fuori già dalla scorsa settimana, in Academy chiaramente tutto pubblicato. Io sono uscito da tutte le posizioni delle criptovalute in tempo, per fortuna, dall'ultimo crash, questa volta è andata bene. Anche i trading system holding sono uscite da tutte le posizioni su Ethereum, su Bitcoin. Sono uscito anche da tutte le posizioni sulle criptovalute che avevamo visto nei mesi scorsi. Ho indicato tutto in Academy e sono short su Ethereum già dalla scorsa settimana, perché avevo una posizione in edge su Ethereum che l'ho lasciata, il famoso short di cui vi ho parlato mesi e mesi or sono, e che probabilmente userò come un po' un cavallo di Troia, si può dire questa cosa, lo so, su YouTube, cioè la userò un po' per proteggere alcune posizioni in hold, le piccole rimaste, eccetera. Però è un'operazione molto difficile questa qua, ragazzi, poi magari farò un video riassuntivo di tutto quello che ho fatto, un po' un video di formazione. Però è interessante, perché questa cosa qua? Perché, ragazzi, in queste sono fasi delicate, quindi qui bisogna agire da trader, non si possono prendere posizioni. Chi è hold e vuole restare accusando, diciamo, il colpo, ragazzi, dopo questo mega ribasso può restare, però il concetto è che chi vuole invece ottenere di più dal mercato, magari proteggersi da un'enorme volatilità e poi rientrare a prezzi contenuti, ovviamente deve usare tecniche di trading, non c'è altra soluzione. È il vantaggio dei trader nei confronti dell'holding proprio in fasi del genere, quindi nelle fasi di bear market, dove i trader ovviamente, ragazzi, sono molto più avvantaggiati sia in termini di volatilità sia in termini di protezione del proprio patrimonio, e sia in termini di possibilità future, perché ovviamente proteggendo anche la liquidità, quando arriverà, se arriverà il minimo di questo bear market, sicuramente arriverà, un trader, ragazzi, può salire su un carro andando a fare crypto picking magari su tante criptovalute che avranno prezzi leggerissimi, e magari lì si rivalutano i progetti, si riragiona secondo tecniche di un certo tipo.
Il bear market, ragazzi, non si può ragionare secondo l'analisi fondamentale, ma bisogna seguire il trend. E questo è un dato di fatto assolutamente incontestabile. Per quanto riguarda invece Ethereum, vi avevo promesso uno dei grafici più importanti. Andiamolo a vedere. Questo è un grafico importante perché andremo ad analizzare quello che è il grafico del bear market proprio su Ethereum, ragazzi, perché è significativo e ci sono delle questioni da andare a vedere. Ethereum dollaro su Binance, time frame weekly, grafico lineare, quindi non candele per essere più puliti, ragazzi. Allora andiamo a fare dei conteggi estremamente interessanti da un punto di vista ciclico. Intanto, ragazzi, quanto dura un bear market se lo confrontiamo con la struttura dei Ethereum e quindi di tutte le altre criptovalute? Andiamolo a vedere. Lo scorso bear market, che è stato molto pronunciato anche su Ethereum, da gennaio del 2018, dove era stato toccato il massimo con leggero ritardo rispetto al 16 dicembre 2017 di Bitcoin, Ethereum ha creato un suo minimo dopo 336 giorni, 48 settimane, quasi un anno, ragazzi. Poi ha fatto una congestione rialzista con un nuovo annuale che aveva chiuso in sostanza in questo punto a inizio mese di dicembre 2019, questa zona qui. Poi però la questione pandemica ha fatto un concetto che i ciclisti conoscono, chiamiamolo così, si chiama lingua di Bayer o raccordo di correzione. Ovviamente avviene in base a determinate news questa cosa, ragazzi, quindi poi alla fine, per far tornare i conti, diciamo che si chiama anomalia tecnica, ecco, che però in questo caso avviene quando ci sono ovviamente delle condizioni estremamente straordinarie come la questione pandemica. E poi quindi effettivamente il nuovo annuale di Ethereum è iniziato in questa zona, però da qui a qui è stato un annuale di recupero e congestione, quindi riaccumulo. In sostanza il bear market è durato 336 giorni più un anno, 462 giorni, un annuale lungo perché c'era la questione della pandemia, altrimenti aveva chiuso, come vi dicevo qui, vedete, a 380. Un annuale lungo di congestione e lateralità, quindi i tempi sono molto lunghi dei bear market nel settore delle cripto, e questo era condizione di politica macroeconomica favorevole ai mercati finanziari e agli asset reali, ragazzi, quindi azioni tecnologiche, quindi tutto ciò che era l'asset reale, perché c'era la questione legata ai tassi di interesse bassissimi. Quindi questa è una durata standard di un bear market più un anno di raccordo, quindi un anno di consolidamento e riaccumulazione, che era a tassi di interesse bassissimi. Ora qui, ragazzi, i massimi sono stati raggiunti in questa fase. Qui siamo a 231 giorni di minimo. Se dovessimo far coincidere questo massimo con questa fase qui, saremmo troppo lontani. Io direi che anche all'interno di questa zona non c'è storia. Questo è il massimo da andare a considerare. Se il bear market durasse la stessa quantità temporale di quello precedente, dovremmo arrivare intorno alla prima decade di ottobre circa, per andare a chiudere tutta questa struttura e fare il vero minimo del bear market, e poi rimandare di un anno per capire se il mercato consoliderà facendo una barra di consolidamento e quindi di magari recupero, di magari riaccumulazione, di respiro, oppure se il cambio di macroeconomia, di politica monetaria mondiale e le questioni legate alla geopolitica, alla crisi forte che c'è tra gli Stati Uniti e l'Asia, ragazzi, parliamoci chiaro, è una crisi di potere, di superpotenze, che avviene da un punto di vista sia economico sia militare. Abbiamo visto, c'è la questione Taiwan, bisogna assolutamente attenzionare la questione Taiwan nei prossimi mesi. Se questa struttura macro non influirà da un punto di vista ciclico sui mercati cripto, allora potremmo poi valutare un'annata di respiro, altrimenti, ragazzi, anche il prossimo annuale potrebbe essere molto peggio di quello che abbiamo visto precedentemente, perché se questo annuale, questo qui, è stato un annuale di riaccumulazione del settore cripto, ma
costruito con una struttura macroeconomica favorevole. Qui avremo poi invece una struttura macroeconomica non favorevole, ragazzi, e quindi in questa zona qui potremmo ulteriormente soffrire. Quindi anche da questa zona in poi, immaginandoci un novembre 2023, ovviamente sto immaginando, in questo momento potremmo andare a soffrire anche in questa zona. Allora, andiamo a ragionare sulla questione di Ethereum come anche guida a quello che potrebbe essere il futuro del mercato delle cripto dei prossimi 50 giorni. 50 giorni delicati, 50 giorni importanti, perché anche su Ethereum e sul settore cripto ci sarà la questione del merge, quindi è tutto molto delicato, ci sono variazioni di analisi fondamentale. Ethereum non sarà più lo stesso, ragazzi. Anche i dati storici dei grafici che noi andremo a guardare su Ethereum dopo il merge andranno presi con le pinze, perché tutto quello che abbiamo visto finora non coincide più con lo stesso asset. Quell'asset non è più lo stesso asset, si chiama uguale ma è un'altra cosa. Quindi tutto quello che riscriverà il mercato dal merge in poi saranno i veri dati da prendere in considerazione. È un po' una nuova serie TV con un nuovo programma, nuovi attori, dovremmo andare a vedere dove andrà a finire. Molto interessante questa cosa, 50 giorni secondo me molto rilevanti nel settore delle criptovalute, la possibilità di andare a chiudere questo trimestrale con lo sciacquone finale verso fine settembre-ottobre, che purtroppo, ragazzi, sarà intenso, ve lo dico anche francamente, perché se dovesse effettivamente andare a chiudere l'annuale Bitcoin ed Ethereum, si scende in maniera da panico, come sempre avviene poi nelle cripto, quindi probabilmente ci sarà un po' di panico generalizzato. Una grande opportunità per i trader che vanno in short, che stanno utilizzando il short, ce ne sono state tante, c'è stata la manipolazione di Celsius, ne ho parlato su Twitter proprio oggi, però ragazzi il tutto va ancora visto, perché chiaramente prima vi faccio vedere, che altrimenti poi mi dite ah ma hai detto che scende da qui, non ho detto che scende da qui, anzi ve lo rifaccio vedere, perché qui c'è un altro mensile da andare a fare ancora. Quindi bisogna vedere da questa ripartenza qui se poi ha la forza magari di fare nuovi massimi oppure va giù diretto. Allora c'è comunque dopo la chiusura di questo movimento un nuovo mensile da far partire su Bitcoin. Quel mensile, se chiuderà l'annuale, sarà debolissimo. Quindi a quel punto cosa succederà? Succederà che farà un mini rialzino. Probabilmente se deve chiudere annuale questo minimo verrà breccato nei prossimi giorni e scendiamo intorno ai 19, da qui parte magari un movimento con una leggerissima ripresa e poi la fine dei giochi, quindi un mensile only short questo qui. Se dovesse avvenire una cosa del genere, sappiate quello che sta succedendo, sappiamo quello che sta succedendo, quindi mi raccomando, nervi saldi per chi di voi è dentro il mercato e soprattutto lucidità mentale, perché quel minimo lì, se dovesse effettivamente verificarsi questo scenario, sarà molto interessante da tradare. Magari ci fa uno sciacquone come quello della pandemia in una notte, tutto in una notte. A quel punto non si dorme, facciamo una live notturna alle 5 del mattino dove andremo a tradare in diretta. Va bene ragazzi, allora per oggi è tutto, fatemi sapere come state gestendo questa fase. Siete riusciti per esempio a utilizzare degli exchange che vi danno la possibilità di fare short selling? Io ne utilizzo due, FTX e Delta Exchange, vi lascio il link in descrizione, mi aiutate con i rep ragazzi. Li state riuscendo a utilizzare? Qualcuno di voi, se dovesse avere dei dubbi, si ricordi che c'è la mia playlist su come fare short selling e come si usano queste tecniche, perché queste sono fasi interessanti ragazzi, anche per imparare, perché è molto rilevante. Va bene, noi ci rivediamo nel prossimo video, ciao!